Ed ecco l'occorrente per il nostro bellissimo presepe di carta. Una colla qualsiasi, io uso questa. Una matita, un paio di forbici. È un presepe costoso, ci serviranno 22 centesimi, ma non li spenderemo. Un foglio di carta marrone, un foglio di carta bianco o color panna, un foglio di carta azzurro, un pezzettino di lana o spago che si accordi con il marrone, un pezzettino di lana o spago bianco, un pezzettino di lana o spago azzurro. Io non avevo la lana o lo spago azzurro, l'ho tinta io con un poco di acrilico, infatti potete vedere che ho ancora le mani un po' azzurrate. E in più ci occorrerà un pezzettino di carta dorata da entrambi i lati o anche da un lato solo, quella che trovate, e un pezzettino di cartoncino. E poi ci occorrerà qualche penna e qualche pennarello. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo le nostre monetine e facciamo due cerchi con i 20 centesimi e un cerchio con i 2 centesimi. Ed ecco qui già le faccine di Giuseppe, Maria e della Madonna. Coloriamole. Fatte le mie faccine basiche basiche, ognuno le faccia come vuole, insomma fatele fare ai vostri bambini, si divertiranno un sacco. Adesso le ritaglio. Mettiamo da parte le faccine e facciamo i corpi dei nostri protagonisti. Prendo una strisciolina di carta che sia larga 10 cm, più o meno, non c'è bisogno che prendiate le misure, e di altezza, io la sto facendo ad occhio, vi dico adesso quanto deve essere, più o meno sempre, quindi 10 cm per 16. A questo punto comincio a fare uno zigzag da circa mezzo centimetro. Ora non sto prendendo la misura, lo sto facendo assolutamente ad occhio e così dovete fare anche voi, quindi zigzagate la carta dal lato più lungo, ovviamente con uno zigzag ampio circa mezzo centimetro. Quello che risulta non completo, quindi l'ultimo, lo rifilo. Quindi piego così a metà e nella parte superiore della piega faccio entrare la testolina del mio bimbo, così metto un po' di colla, insinuo la mia testolina, chiudo la testolina e faccio un paio di giri di lana e leggo con un nodino sul retro, tiro via la lana in eccesso e unisco con un po' di colla i due lati che naturalmente sono separati. Voilà, lui è Gesù bambino, mettiamolo da parte. Facciamo così anche la Madonna. Per la Madonnina e San Giuseppe le strisce di carta dovranno essere 10 cm per 26. Pieghiamo a zigzag dal lato di 26 cm, sempre con uno zigzag da mezzo centimetro circa. Manca solo San Giuseppe, stessa misura della Madonna.
coloro di marrone il mio cartoncino in maniera così molto mossa e faccio il bastone di San Giuseppe. Fatto il bastone, prendiamo il cartoncino dorato e facciamo tre aureole, quindi prendiamo una forma tonda per tre volte, la ripassiamo, una, due più grandi e una più piccola, e ritagliamola. Sporchiamo con un punto di colla il retro della testa di San Giuseppe e appiccichiamo il nimbo. Stessa cosa facciamo con la Madonnina. Adesso assembliamo i nostri personaggi. Per farlo io userò la colla a caldo, ma voi potete usare anche la colla, qualunque colla abbiate a disposizione. Attacco la Madonna su San Giuseppe, così, e inserisco il bastone di San Giuseppe in mezzo. Fatta tirare la colla, metto un altro bel punto di colla sulla Madonna e aggancio Gesù Bambino. Quindi prendo un laccetto e lo attacco qui in mezzo alla Sacra Famiglia, quindi dal retro. Ed ecco pronta la nostra bellissima decorazione di carta. Un presepe semplice come semplice è il Natale che ci stiamo appropinquando a trascorrere. E divertiamo i nostri bimbi con un po' di sana creatività. Vi lascio alle foto e buon Natale a tutti. Ciao!